Ok, salve a tutti, sono Estigiochi e benvenuti in Besiege una volta ancora. Questa volta però, a differenza delle altre, ci rilasseremo e costruiremo finalmente qualcosa di veramente nostro. Non per passare un livello, ma giusto per cazzeggiare. Ci sono un sacco di cose qui intorno, piattaforme rotanti, belle pecorelle amorose e delle bombe così scoppiettanti. E dei caminetti. Caminetti, qualcosa di simile. E quindi, non lo so, costruiremo intanto una piccola cosa per esplorare tutto quanto e poi la riempiremo di cazzate. Cioè cazzate su cazzate su cazzate. Non penso ci siano limiti, quindi non lo so. Posso costruire fino in fondo? Wait a second. Fammi provare sta cazzata, subito. Oh mio Dio. Quindi, a parte questa forma un po' equivoca, le cose si possono costruire fino in fondo. Oh mio Dio, ci sono gli omini che ci assagono. Oh, che tenere. Non vogliamo peli nel nostro reame. Ok, ok, ve lo tolgo subito. Non tanto. Espi, ricorda di non fare battute del genere. Sono assolutamente fuori luogo. Quindi, allora, ritorniamo a noi. Vediamo di costruire qualcosa di assurdo o qualcosa per esplorare. Facciamo così, facciamo una bella micro machine stile Spigioche. Facciamo così, così, a ruotina. Anzi, ma che schifo che faccio. Devo mettere uno steering engine. Anzi, facciamola anche un po' così. Così, così, così. O una micro machine un po' più grande. Facciamola. Ok. Mettiamoci una bella ruotina di qua. Una ruotina di qua, ruotina di qua, ruotina di qua. E siamo pronti. Ok? Perché voglio un po' esplorare questo postaccio prima di fare. Non ci credo. Mi sono bloccato al primo. Ok! Sono via. Gesù. Non lo so, sono nella sandbox. Pensavo di poter cazzeggiare, invece no, mi aprono anche in questo caso. Vabbè, spesa un ingegnere nato. Quindi allora tira fuori un'altra ruota. Dove sta la bella ruotina? Eccola qua, large wheel. Oh my god, ora sono un monster truck. Vai così. No. Perché? Ah, ok, sono storto io, sono ritardato, faccio schifo. Dai! Ok, nessun problema fino a questo momento. Ruota. Queste ruote sono una figata pazzesca, ok? Andiamo in questa. Piano. Tutto bello. Sei troppo gasato così, no? Allora, qua ci sono le cose che ti aprono. Devi passare mentre sono... Ok. No, ok. Mamma mia, l'ho scampata bella. Oh. Cos'è? Un pollo! Oh mio Dio, c'è un pollo! Oddio, c'è un pollo, gente, ma è pazzesco. Prendi il pollo. No, Cristo, il vento. Yeah. Ok, a quanto pare le folate di vento sono dappertutto e siamo morti come sorci, come al solito. Sorci mongolfiera, perché i sorci non prendono un volo, penso. Quindi, sì, insomma, dobbiamo armarci di cose pesanti. Ecco. Oh mio Dio, ho avuto un'intuizione geniale. Se io metto delle cose di ferro qua, dappertutto, sono pesante. Giusto? Giusto? Non lo so. Sono più pesante? Oh, yes. Mio Dio, il legno è quasi ceduto sotto il mio peso. Ok. Ok, facciamo così. Ottimo. Adesso ruota. Ottimo. E ora il vento non ci farà più nulla. Yes. Poi così. Dai, passo. No, oh mio Dio, la proagine, guardate il centimetro. Ok, allora, adesso devo fare le manovre, ok, altro che parcheggio S, altro che ok, ottimo, così, buono. Adesso tu vai, prendi la rincorsa e parti, e te ne fotti del vento, devi soltanto shottare il pollo, ok? Il pollo è la risposta, il pollo è il tuo obiettivo, vai! No, niente vento, niente... Ok, almeno tu sei morto, ho avuto la mia vendetta, tutte quante! Comunque, gente, eccoci qua, e quel pollo a quanto pare non si può raggiungere, la possiamo sperimentare. Cos'è quella cosa? Oh mio Dio, adesso fammi vedere cos'è quella cosa. No, bomba! Piano, oh, il pelo alle bombe. Facciamo la ceretta alle bombe. Vieni qua, bel cosino. Allora, prendo il volo. Oh, sì, prendo il volo! Ehi, ma posso continuare a andare? Che figata! Questo gioco è il gioco dell'anno. Ok, allora vai in giù. Ok. Non fate riferimenti alla figura di questa cosa. Non assomiglia assolutamente a quello che pensate. Ok? Oh mio Dio, ma qui le dimensioni si scambiano. Cosa sono? Oh,
Oh, guardate, faccio le penne, faccio le penne. Ok, basta, è ridicola questa cosa, è ridicola, dai. Uccidi, coso. Oppure raggiungi quella bomba lì in fondo. Oh. Vai, vai. No, in questa. Vai. Sta, schiodati. Yes. Kaboom. No, non ci credo. Ah no, quello era un pezzo mio. Ops, era un pezzo mio, non era da bomba. Ops, che sbadato che sono. Non importa. Devo togliere questo schifo di cose pesanti. I speed a fucking genius. E potremmo finalmente attraversare anche queste altre cose. No, questo l'abbiamo già fatto. Di qua, qui in cima. Oh my god, ce la potremmo fare. Ce la faremo. Ok, allora di qua. Di qua, gira, ruota. No, attento lo specchio. Il pelo. Ok, adesso vai. Manovra della morte. Ok. Così. Gira la ruota. Yai. No, non questo. Perché sono fatto di schifo? Sono fatto di carta. Cioè, appena, non lo so, manca la gravità oppure mi trovo nel vuoto e i pezzi partono. Oh mio Dio, mi sto per schiantare, quindi mi sparpaglio di conseguenza. A metà discesa. No, staffe. Allora, tu cosa sei? Non è che mi spari per aria, vero? No. Oh, cosa? No. Abbiamo tre ruote, ok? Ci sono cose che vanno con tre ruote tranquillamente. Le vedete in strada, eccetera. Quindi vedete, non abbiamo nessun problema, anche se ci manca una ruota. Ok. Non è assolutamente... Un pollo! Oh, mio Dio, c'è il pollo. Vieni qua, bel pollo. Dimmi che posso uccidere. Un pollo a far punti! Yes! Un pollo va giù! Ok. Adesso, devo andare in retro. Non schiantarmi, andare in retro. Ok, facciamo un po' di manovre. Ottimo. Giù. Yes! Giù! Oh, mother of God. Questa è la cosa più... le piattaforme erano tanti. Ok, dobbiamo raggiungere quell'altro pollo. È assolutamente da fare. E ce la faremo con le nostre tre ruote. Okay. Oh mio Dio, guardate quanto, come facciamo l'inversione U. Gente, cosa andate a scuola guida quando vi basta prendere tipo una cosa a tre ruote e fare l'inversione U, like a pro. Ok, vieni qua. Ruota. Vedete il mio cursore? Non lo so se lo vedete, non importa. Vai. Yes, buona. Buonissima, SP, you're a fucking genius. Però ora devi andare in retro. Altrimenti. No, non così. Abbiamo due ruote, bastano. Una ruota non basta. Questa è la dimostrazione che pagliacci che vanno su monociclo sono degli esseri sovrumani. Quindi, gente, torno con un nuovo design. Anzi, lo costruisco insieme a voi, perché chi se ne frega. Ok, avete capito? Penso che molti di voi magari saranno annoiati dal vedere Espin costruisce queste cose, ma molti di voi saranno, diciamo, sessualmente appagati, direi. Questa è la definizione migliore per tutto ciò. Quindi, vediamo se riusciamo a spostare. Ma quanto in alto riusciamo ad andare? Scusate, no, questa è la mia domanda. Non in basso, ho detto in alto, di grazia. No, ho detto... Ah, si fa così, destra e sinistra. Gesù. Ok. Allora, facciamo una bella cosa. Dobbiamo realizzare una sorta di cosa gigantesco, ragno gigantesco della morte. Non è un ragno perché avrà quattro zampe. Vabbè, è un ragno a quattro zampe. Ok, contenti, biology? Ok, allora, vieni qua. Ottimo. Se questo video ti è piaciuto e non vuoi perderti i prossimi, ricorda di iscriverti al canale, mettere mi piace e condividerlo sui tuoi social network preferiti. Non dimenticare di commentare per farmi sapere la tua opinione e metti un mi piace alle pagine Facebook e Google+, per rimanere aggiornato e parlarmi in maniera semplice e diretta. Detto questo, al prossimo video. Ciao!